Allora, bevi bimbe e belle mi bimbe, ci siamo questa sera in onore di Napoli e del suo bellissimo golfo e di Enzo Morris, che è un fan come siete voi. Preparerò un primo piatto su una base della pizza farcita. Voi mi direte, ma cos'è la pizza farcita napoletana? Pizza farcita napoletana è tipo carzone con dentro il pomodoro, i ciccioli e la ricotta. E allora andiamo a vedere subito gli ingredienti per questa pasta alla ricotta. Allora, per 4-5 persone, molto semplice. Ci vorranno circa 50 grammi di ciccioli, 400 grammi, questi sono... Il mio amico Enzo mi diceva che devo fare gli ziti, ma come vi ho già detto una volta, in Toscana non si usano molto gli ziti, o almeno sono molto difficili da reperire. Io ho questa pasta molto simile, sono i maccheroncini della Martelli che levano di sentimento, di sicuro sarà un connubio perfetto. Ci vorrà circa 450 grammi di passata, di pomodoro mi raccomando, 1,5 di ricotta di pecora, questo mi ha detto Enzo di dirlo, deve essere di pecora, mi raccomando, 2 spicchiettini d'aglio, sale e pepe, mi ha detto pepe assai, e olio di vello buono, che non deve mai mancare per ogni nostra ricetta, che sia veramente buona. Vediamo subito il procedimento. Prima cosa da fare sarà quello di fare un battutino d'aglio. Questi sono agli viola molto molto buoni, guardate se trovate dentro l'anima, qui, eccola qua, la andiamo a levare. Facciamo un bel trito, mettiamo a scaldare una padella, ci aggiungiamo 4-5 cucchiai d'olio, lasciamo scaldare un attimo, ci aggiungeremo il trito, mi raccomando deve essere bello fino che si sciolga, Stasera Andre mi sa che franella non si può fare. Fate bene soffriggere il nostro aglio, che prenda un bel colorino ma che non si bruci, che abbasseremo il fuoco leggermente, anzi al minimo. Faremo bene insaporire tutto, ci andremo ad aggiungere quando sarà imbiondito il pomodoro. Sciacquiamo il tegamino, mi raccomando, con un pochino d'acqua per non lasciare tutto il pomodoro, la passata in fondo. A questo punto possiamo anche rialzare il fuoco per far prendere bene il bollore al nostro pomodoro. Saliamo, fate bei pizzicottini. Io di solito dentro il pomodoro ci metto anche un pizzicottino di zucchero. Me lo passi, Andre, dietro di te, se no dici che passo sempre davanti. Vedete, inizia già a soffriggere, andiamo a abbassarlo, perché sennò, come si suol dire, sporcheremo la cucina. È un pizzicotto proprio di zucchero per levare l'acido del pomodoro. Questo è un trucco che conoscete in tanti, naturalmente. Non vi racconto nulla di nuovo. Vedete, inizia a soffriggere, allora io vado ad abbassare e vado a mettere il coperchio per farlo cucinare così per circa un quarto d'ora, 20 minuti. Va bene, ci vediamo dopo. Il nostro pomodoro, come possiamo vedere, ha ritirato bene, come possiamo notare fa ancora delle bollicine di acqua. Allora lo stappiamo, sporcheremo un po' il piano di cottura, ma tanto c'è chi ce lo lava. A questo punto ringrazio ancora una volta la mamma d'Andrea che mi supporta e mi sopporta in questa nostra avventura. Vado a buttare anche la pasta perché l'acqua bolle, sempre, l'ho messa prima, bolle per forza. Qui ci siamo quasi, vedete, si sta quasi attaccando, io ci sto dietro così non succede nulla. Vado a buttarci anche i nostri ciccioli. Mi diceva Enzo di non farli cucinare troppo perché se no sa motion diventano cartone, mi ha detto. E allora proprio un minuto per farli insaporire ma non farli sciogliere, perché se no perdono tutto il grasso e diventano per davvero come il caucciù. Vado a spengere il sugo perché è pronto, e ora vado a girare la pasta che sta prendendo proprio ora il bollore, la vado a ritappare un attimo che faccia prima. Nel frattempo che cucina la pasta, che tireremo su al dente naturalmente per poter farla amalgamare bene, prendiamo la nostra ricotta, ci mettete abbondante pepe, mi dice il mio amico Enzo, e io sono un grande amante del pepe, non ne posso fare a meno, dice fa venire il brucia, ogni tanto ci sviglierà anche verlo, l'importante è che sia da pepe. Un pochino di sale, anche se la ricotta di pecora è molto più saporita di quella di mucca, come sapete. Con un mestolino prendiamo un po' di acqua di cottura,
e andiamo a stemperare la nostra ricotta con una forchetta. La schiacciate, la amalgamate bene, non ci devono venire troppi grumi, se vedete che è troppo densa ci potete aggiungere un altro pochino di acqua di cottura, la dobbiamo sciogliere praticamente un pochino. Arrigiriamo spesso la pasta che non si attacchi alla superficie della pentola. Il mio amico Enzo non mi ha detto del basilico, ma io credo che in ogni salsa che si rispetti il pomodoro, il basilico sia proprio il tocco finale che dia quella sprint in più, secondo la mia opinione. Allora io, anche se lui non me l'ha detto, prendo 3 foglioline di basilico, fuoco spento naturalmente, ce le vado a spezzare dentro che così non diventano nere, ma con un po' di calore il basilico diventa nero, eh? Faccio amalgamare il tutto, che profumi il nostro sugo di pomodoro cocciccioli. Allora, la nostra pasta è pronta, la vado a scolare. Fate attenzione, anzi, prima spegnete il fuoco quando fate questa operazione. Spegnete il fuoco, vedete la pasta, l'andate a scolare. Chian chian. Osservatevi semmai un po' di acqua di cottura come faccio io. Scolate, buttate dentro, riaccendete bene la fiamma. Come prende un attimo il bollore della nostra pasta, la andiamo a saltare leggermente. Se la vedete un po' asciutta, ci possiamo aggiungere un filino d'acqua per finire la cottura, 30 secondi. Date che bellezza, ha bello cremato tutta la nostra pasta, si può vedere. Cosa c'è da fare ora? C'è da aggiungere la ricotta, che a fuoco sempre acceso salteremo e mantecheremo per 30 secondi. Eccoci pronti, eh? Guardate che bellezza, è pronta per essere Infornations. Ecco qua, signori e signori, ci si mette anche 2 cicciolini, mi sembra giusto, ne debba godere anche il primo commensale, non quello in fondo che piglia tutto il sugo. E per concludere, proprio per dare un tocco genuino al piatto, consiglierei di metterci una bella fogliolina di basilico e anche un filo di olio a crudo. E il gioco è fatto, signori, avete creato questo primo piatto bello sostanzioso da fare ora prima che l'estate ci agguanti. E prima di fare i saluti, naturalmente un assaggio a questa delizia. Bravo Enzo, complimenti! Alla vostra e a tutti quelli che mi seguono.